Da oggi riparte la stagione. Ora! Ora! Parte! Dai. Siamo! Siamo! Dai! Ci vuole personalità. Più discusso del web, ragazzi, più discusso del web grazie alla clip dell'anno scorso. Stai zitto! Allora, spoiler, è rimasto in silenzio per tutta l'estate. Allora ragazzi, adesso stanno arrivando anche gli altri. Abbiamo giustamente alcuni altri compagni che devono ritornare dalle vacanze. Quest'anno ad accompagnarci in questa avventura non sarò solo e ci sarà anche un altro mister che andrà a dare esperienza a questa vostra avventura. Da poco arriverà, potete andarvi a cambiare e poi iniziamo con l'allenamento. Allora ragazzi, siamo qua con il mister Danilo, che quest'anno ci accompagnerà in questa avventura. Sicuramente dalla sua parte può metterci tanta, ma tantissima esperienza, perché ha allenato tantissime squadre. Ripartiamo dall'anno scorso e da quelli che erano i nostri principi. Ho visto che ci sono anche dei ragazzi nuovi, alcuni devono arrivare, siamo un po' in fase di definizione. Da oggi riparte la stagione, mentalità, testa e voglia soprattutto di far bene anche quest'anno cambia, perché giochiamo a 11. Siamo? Sì. Bene, lascio parola a Danilo e qui iniziamo con l'allenamento. Forza. Bene, il nome l'ha già detto Sam, sono il mister Danilo Della Rocca, diploma UEFAB di Coverciano, con varie esperienze nei settori giovanili e anche professionisti. Sono molto contento di fiancare Sam per questa esperienza nuova dell'Under 14 delle Gioie, voi ragazzi che vi ho visto giocare l'anno scorso. Avete voglia di riprendere? Sì! Avete voglia di riprendere? Sì! Avete voglia di riprendere? Sì! Allora andiamo, dai! Allora, il palleggio, dobbiamo cercare di non far superare il ginocchio. Destro, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro. Dai, che riprendiamo confidenza col pallone, Dai, riprendiamo bene confidenza col pallone. Perché cade? Allora, quando batto le mani, lasciatevi il pallone, fate uno scatto di 10 metri, poi ritornate a riprendere. Questo pallone. Daniele Della Rocca, il mister dell'Under 14 dell'Enjoy. Primo anno diciamo che faccio questa categoria qua all'Enjoy. L'anno scorso facevo l'Under 17, quando mi è stato proposto dal direttore di allenare la categoria anche Under 14 assieme con Sam, sono stato più che contento di poter condividere questa esperienza con lui, perché so che già nell'anno precedente ha lavorato molto bene con i ragazzi e quindi quest'anno proseguiamo il cammino. Con l'interno, non con la suola. Dai, interno esterno. Bene. Aumenta il passo. Aumenta il passo. Interno esterno. Non ci scontriamo, dai. Due, uno via. Destro sinistro. Dai, destro sinistro, forza. E stop. Devo cercare di uscire prima da una parte e poi dall'altra. Quindi l'obiettivo in realtà è un controllo orientato. Controllo orientato e poi passaggio a quello dopo. Dopo il passaggio si va di là. Ok, quindi il giro. Bene. Devi uscire fuori, dai. Siamo dentro e adesso. No. È orientato ad uscire fuori. Alla loro età è fondamentale prima di tutto avere la concentrazione, essere amanti di questo sport, metterci la testa, essere anche puntuali sia in campo che nella scuola. Quando c'è una buona organizzazione vengono qui e avranno tutte le possibilità di crescita. Iniziamo con della parte atletica, facciamo della coordinazione qua per sciogliere un pochettino e dopo andremo a fare un percorso dall'altra parte aerobico, ok? Perché come avete visto anche nelle partite dell'amichevole 35 più 35 diventa lunga, quindi se non ci mettiamo un po' di aria dentro i nostri polmoni e un po' di forza nelle nostre gambe non andiamo da nessuna parte. È una corsetta andante, ok? Non è uno scatto, è un'andata e ritorno. Bene, andiamo in avanti. Ale, stai facendo?
È questo qua che ti ha fatto vedere? Ok. Frequenza? Frequenza, braccia, gambe? Frequenza, braccia, gambe? L'obiettivo per quanto riguarda il campionato, ci siamo posti, ecco, soprattutto di far bella figura, di puntare sempre più in alto, perché qui la prima regola che abbiamo messo non si molla mai. Quindi noi possiamo andare in campo, vincere o perdere, ma usciamo fuori che ci abbiamo dato tutto. Speriamo che tutto quello che faremo in campo sia positivo sia per i ragazzi e anche per noi, perché anche per noi è un momento di crescita anche questo qua. Speriamo di arrivare fino in fondo puntando sempre più in alto. Forza Enjoy, forza Under 14. Facciamo una forza con variazione. Piano. Reattivo. Piano. Quando parte il pallone allora. Sì, accelera. Vai. Bene, decelero. Attenta. Accelero. Dai Ale! Dai! Bravo! TTQ! Dai che arrivi! Bravo! Sì Tiago! Dai! Dai Sofi! Gol di prima, per fare gol bisogna superare la metà campo per gli Arancio. Per i Verdi invece è libero. Ok, facciamo massimo tre tocchi. I Verdi non devono permettere agli Aranci di calciare, perché di prima possono fare gol nella porta grande. Metti di là e fare gol. Sì. Fai un giro. Calma, fai un giro. Ancora. Dai, aggredisci, Arancio. Dai Arancio. Bravi. Vai. Va bene. Gioca. 5-10. Allora ragazzi, ci siamo. Partiamo dall'anno scorso, da come ci siamo lasciati e da uno splendido torneo vinto. Avete fatto vacanze, abbiamo ripreso ormai da 2 settimane. Ieri abbiamo anche festeggiato il compleanno di Tiago. E oggi ragazzi si riparte. Io da mister, come anche Danilo, sono sempre un po' emozionato. Nonostante magari uno non scenda in campo e non giochi, anche da allenatore devo dire che l'emozione c'è, quella di vedere i propri ragazzi scendere in campo. Ripartiamo da uno splendido percorso che abbiamo fatto, si resetta e si cerca di fare sempre di più da ognuno di voi. Spirito di squadra, diamo il massimo, voglia di fare e ritmo, perché noi abbiamo l'abitudine di abbassarci sempre al livello degli altri. Noi invece dobbiamo sempre tenere il nostro ritmo alto. Noi scendiamo in campo e andiamo in 2000. Poi gli altri si dovranno adeguare. Adesso lascio parlare Danilo e poi dopo ci andiamo a riscaldare. Scendiamo in campo comunque tutti quanti con la voglia di far vedere. Ognuno di voi ci deve dimostrare che ha voglia di giocare. Il giocatore, quando fa parte di una rosa, quando fa parte del gruppo, si mette a disposizione della squadra. Siamo i primi che vogliamo fare bella figura, siamo i primi che vogliamo vincerla la partita, ok? Ma con i mezzi giusti. Il giocatore viene formato anche in quella maniera. Ci vuole personalità, ok? Siamo! Inizia oggi l'avventura in campionato per Samuel e i suoi ragazzi dell'Enjoy. La prima partita di campionato non ha in palio punti perché gli avversari, o meglio le avversarie, sono le Under 17 del Bologna femminile. Una sorta di fuoriquota in questo campionato, 3 anni in più quindi rispetto ai ragazzi allenati da Off Samuel, che sono al loro primo anno effettivo, che giocano in un campo a 11. Siamo al 5° minuto del primo tempo. La palla ce l'hanno i ragazzi in verde sotto gli occhi di Mr. Samuel. Possesso per il Bologna che avanza sulla fascia di sinistra. Tutta schierata la difesa dell'Enjoy di Mr. Samuel, soddisfatto in questo inizio. Grande giocata di Hamid. Poi riconquista palla il Bologna. Ancora Hamid. Fermato di nuovo, dice va bene Sam. La palla ce l'ha e il Bologna in avanti, attenzione, possibilità dentro l'area di rigore. Grandissima chiusura di Manu,
bravo anche da Off Samuel. Sul primo palo esce benissimo il portiere. Insiste però il Bologna sul lato corto dell'area di rigore. Arriva la conclusione. Altra grandissima parata Di Marci. Sul primo palo, attentissimo il portierone. Hamid prova ad andare, chiuso dalla difesa del Bologna che riparte subito. Si lotta su ogni pallone. Siamo al decimo, siamo 0-0. Ancora Hamid a riconquistare. Mamma mia che giocata sull'out di sinistra. Ancora il Bologna. Possesso per le ragazze under 17. Pressing altissimo dell'Enjoy che riconquista palla. Poi si salva comunque il Bologna. Applaude Mr. Samuel. Attenzione alla possibilità per la conclusione dal limite dell'area. Ci pensa su due volte. Preferisce l'assist. Assiste ancora la squadra rosso-blu. Sul primo palo Marci di nuovo ci mette i guantoni. Allontana il pericolo. Pietro prova a pressare. Fermato, si lamenta con l'arbitro, non c'è fallo. Poi la conclusione da fuori, alta. Però secondo me lì c'era una trattenuta di troppo. Insiste però ancora il Bologna, sempre sulla fascia di destra. Tramonto bellissimo per Sam. Poi sul primo palo, buona guardia della difesa dell'Enjoy che prova a ripartire palla a terra. 24esimo in corso, pallone in verticale dentro l'area di rigore. Arriva l'indicazione di Sam, poi il pallone sul dischetto, si salva Enjoy, poi la possibilità ancora per un tiro da fuori, attento però. Portiere, Marci. Sempre Bologna, sempre la numero 10 che sta facendo quello che vuole là in mezzo. Buona la conclusione, fantastica però la parata con la mano di richiamo. Ancora Bologna, dentro l'area di rigore, parte il tiro e arriva l'1-0 al 27esimo per le ragazze rosso-blu. Ancora Bologna però dentro l'area, lo scambio veloce, poi con il sinistro nell'angolino al 28esimo. Bologna 2 Enjoy 0. Hanno resistito finché potevano. Poi comunque sta venendo fuori anche la maggiore prestanza fisica di ragazze che sono comunque 3 anni più grandi rispetto alla squadra di Samuel. 3-0 al 33esimo. Sempre sulla fascia destra che sta creando tanti problemi. Poi Hamid col colpo di tacco elegante a far ripartire i suoi. Brutto pallone perso dentro l'area di rigore. Ancora Bologna. Parte la conclusione centrale. Tanti pericoli però arrivano da quella fascia. Arriva il fischio dell'arbitro. Finisce il primo tempo 3-0 per il Bologna. Mi va benissimo andare sempre in avanti, ma il discorso è che ci sono momenti per andare avanti e momenti, come vi ho già detto prima nello spogliatoio, per palleggiare. Calcio d'inizio, ok? A meno che tutta la squadra non decida di salire su, si palleggia. Centrocampo, non sempre ci vengono gli 1-2, anzi, bisogna vedere che tipo di avversario abbiamo. Non ce la fanno fare perché sono fisici. Quindi a centrocampo, se si perde un contrasto, si piglia gol. Riconquisto palla, gioco a chi vedo. È fondamentale. Riconquisto palla, gioco a chi vedo. Indicazioni di Mr. Samuel. In un primo tempo dove il Bologna ha fatto 3 gol, ha chiesto più calma, più pensiero, soprattutto a centrocampo. Insiste però il Bologna. Dopo un minuto parte il tiro. Marci di nuovo 2 volte, miracoloso. 3 volte il numero 1 dell'Enjoy. Grande protagonista quest'oggi. Sofì. Ancora Peter. Entrato anche lui in questo secondo tempo. Fratello di Off Samuel che prova a sgazzare sulla fascia di destra. Se ne va Peter. Fermato. Ancora lui sull'out di destra. Lato corto dell'area di rigore. Punta l'avversaria, attenzione, se ne va dentro l'area. Va bene, metti da dietro. Angolo. Dire, angolo, dai. Ma dai. L'arbitro non concede il calcio d'angolo che era abbastanza solare. Attenzione però, ancora Bologna dentro l'area. Siamo al 5° minuto, pallone sul primo palo. Allontana Sofì, però sui piedi dell'avversaria che scaraventa un destro in porta. Marci si distende sul suo lato destro e compie di nuovo una grandissima parata. Peter a lottare nel centrocampo. Perde palla. Ancora Bologna.
chiama al pressing Samuel. Sicuramente dimostra tanto carattere la squadra in verde. Pallone direttamente in porta e questo è un gran gol. Siamo 4-0 al nono minuto per il Bologna. Rimessa laterale però per l'Enjoy. Peter parte dal centrocampo e se ne va. Urla punta, Samuel lo fa benissimo. Il fratellino va dentro l'area di rigore. Peter! Come Adriano. Allontana, arriva una spallata violenta. Poi ancora Bologna. Sofia allontana di nuovo in fallo laterale. Sta insistendo sempre più però la squadra rosso-blu con il sinistro. Altro grande gol. Sotto l'incrocio arriva il 5-0. Insiste però il Bologna che sembra non volersi fermare mai. E al 23esimo arriva anche il sesto gol. Pallone per Peter. Fa sportellate. Sta rincorrendo chiunque davvero. Il numero 16 conquista palla. Grande giocata di carattere e di voglia. Sempre l'Enjoy. Cerchio di centrocampo, vediamo. Palleggiano un po' di più però. Il pressing è asfissiante del Bologna che prende e se ne va verso l'area di rigore. Attenzione, la possibilità sul lato corto, l'ingresso in area. Soffi ci mette una pezza. Peter punta sotto gli occhi di suo fratello. Peter spallata. È tutto regolare secondo l'arbitro. Peter parte il cross sul secondo palo. Arriva Hamid che prova la giocata, tenta la giocata, viene fermato però. Sempre Bologna. Si salva la difesa dell'Enjoy. Sempre il numero 16, sempre Peter nel cerchio di centrocampo. Quasi si dimentica il pallone per la troppa voglia. Forse deve cercare un compagno in più, ma non molla. Va a riprendersi il pallone e riparte. One man show Peter in questo secondo tempo. Riconquista il gioco. Riconquista il gioco, infatti, dice Sam. Poi la Bologna con la numero 8 nel lato corto dell'area di rigore. Pallone all'indietro. Si salva di nuovo la difesa. Partita con molti contrasti in questo secondo tempo. Siamo al 31esimo, 6-0 per il Bologna. Ma c'è il numero 16 in maglia verde che fa sempre paura e se ne va. Non alla seconda avversaria che lo chiude alla grande. Hamid. Contrasto, poi subentra anche Peter. Hamid, il numero 10, va verso la porta del Bologna. Prova ad andarsene con la sua tecnica, viene però fermato dalla difesa del Bologna. Non è facile oggi. 32esimo in corso. Peter e Hamid si accendono loro due. Peter dal limite dell'area. Prova la conclusione Peter. Non è male per niente. Va bene, Peter, dai. Brava. Bravo. Buono il recupero palla. Poi sbaglia il passaggio che poteva essere un passaggio chiave per la ripartenza dell'Enjoy. Ancora Bologna però. Siamo per entrare negli ultimi 60 secondi. Grande chiusura di Sofi, il capitano che ci mette una pezza. Poi con il rimpallo il Bologna è fortunato. Arriva anche alla conclusione. Marci ci mette un'altra pezza. Rinvio, arriva anche il triplice fischio dell'arbitro, finisce 6-0 per il Bologna Under 17. La prima storica partita nel calcio a 11 di Sam e la sua squadra dell'Enjoy. Come state? Bene. Bene? Bene. Avete passato un bel weekend? Sì. Avete avuto modo di riflettere anche sulla partita o avete passato solo un bel weekend e basta? Quest'anno, siccome iniziamo a crescere, crescete anche voi, a fine partita non parliamo più, non diciamo più niente, quindi noi speriamo che nel weekend poi possiate pensare tra voi alla partita, ma più che altro riflettere e venire a lunedì e risolvere qualsiasi dubbio che possiate aver maturato durante il weekend. Primissima uscita nostra, quindi di campionato, per far sì che alcune delle cose che avete giustamente tirato fuori non accadano, basta rimanere concentrati quando c'è da rimanere concentrati, pensare alla partita e parlare della partita
col compagno, ma anche solo parlare tra di voi, invece di sentir parlare di cose fuori luogo che non competono la partita, e di dire al compagno: oh, guarda quella come alto, oh, guarda quello come grosso, oh, guarda quel, e mettere timore, deve succedere il contrario. Nello spogliatoio vi dovete caricare, vi dovete caricare, dovete uscire dallo spogliatoio che siete carichi a molla, non uscire dallo spogliatoio che avete 11 compagni che, oddio, Cristian mi ha detto che quello è fortissimo, Cristian mi ha detto che questi sono fortissimi, ci fanno il culo come dite voi. Chiunque andremo ad affrontare hanno una testa come voi, hanno delle gambe come voi. Si parte da lì e la partita va preparata da lì. Poi il passaggio si può sbagliare, una chiusura si può sbagliare, ma se in primis io parto avendo paura, è normale che poi l'atteggiamento lo sbaglio. Per il resto, non ci siamo capiti in campo? Ci arriveremo, primissima partita. Ci arriveremo a capirci in campo. L'arbitro non fischia fallo, puoi guardare la panchina e dire: oh, è fallo. Perché? Perché questi prendono e ci fanno gol. Noi siamo spesso a parlare di uno, di due, di tre, quattro, cinque, sei, sette, tutti quelli che siete, voi, compresi anche gli altri 2012 che sono venuti e che non vengono. Non ne parliamo sempre, sempre. Ci telefoniamo, ci messaggiamo. Mi raccomando, venite qua, ok, con una certa partecipazione. Dai, iniziamo. Scaldamento.